che a Benevento si è svolta la celebrazione ufficiale del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d'arma e di alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Benevento. L'evento ha avuto inizio in mattinata ed è stato trasmesso in diretta da TV7 da Piazza Castello con la rassegna del picchetto armato, la cerimonia dell'alzabandiera, alla quale è seguita la benedizione della corona da parte dell'Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, e la deposizione della stessa dinanzi al monumento ai caduti da parte del prefetto della provincia di Benevento, Carlo Torlontano, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, Enrico Calandro, dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dal presidente della provincia, Nino Lombardi. Il prefetto ha dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Successivamente sono intervenuti con brevi allocuzioni il sindaco ed il presidente della provincia di Benevento. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le onorificenze all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del presidente della Repubblica per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. A seguire il personale del nucleo spelio alpino fluviale del locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha eseguito sulla facciata del Palazzo del Governo il dispiegamento del tricolore con contemporanea esecuzione dell'inno nazionale a cura dei musicisti del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento, che unitamente al coro hanno accompagnato l'intera cerimonia sotto la direzione del maestro Vincenzo D'Arcangelo. La manifestazione si è conclusa con la Maina Bandiera. Ascoltiamo le interviste di Alfredo Salzano al prefetto Carlo Torlontano e al sindaco Clemente Mastella durante la cerimonia ripresa in diretta da TV7. I valori di questa giornata che sono stati riportati anche nel messaggio del signor Presidente della Repubblica, valori che oggi si sostanziano nel 77° anniversario della scelta della forma di repubblicana del 2 giugno 1946, quando a suffragio universale, perché votarono per la prima volta anche le donne, il nostro popolo scelse la forma di governo repubblicana, ma è anche il 75° anniversario della nascita della nostra Costituzione, che è una carta fondamentale ancora estremamente attuale, nella quale sono contenuti tutti i diritti e doveri dei nostri cittadini e alla quale in tutti i momenti, e quindi anche questa è un'occasione propizia, bisogna fare riferimento e per riflettere di quanto siano attuali e di quanto siano necessari per lo sviluppo sociale e economico della nostra nazione. Con Ciampi fu ripristinata, ricorderanno in tanti quelli più anziani come me, che era stata ridotta a festa domenicale, cioè capitava domenica, non era un giorno di festa durante la settimana come è capitato anche oggi, e a differenza di quanto avviene invece in Francia, negli Stati Uniti, dove il 4 luglio, il 14 sono feste di grande importanza e viene vissuto lo spirito di popolo, anche dobbiamo ripristinare questo tipo di mentalità, di cultura, di affratellamento generale, di unità nazionale. Benissimo, viva l'Italia! Viva l'Italia, viva Benevento, viva l'Italia, Benevento in Italia, e voglio dire a tutti, siamo qua vicino alla villa, da domenica pomeriggio alle 18 le persone più anziane, anche gli altri, iniziamo le giugno e luglio, le settimane musicali, quindi gratis possono venire, stare là tranquilli, insomma, partecipi. E ricordando che Benevento ha fatto ogni sforzo e che siamo la prima città d'Italia per quanto riguarda gli investimenti per il PNR, cioè i soldi che ci arrivano dall'Europa per numero di abitanti, e questo è un bello orgoglio per quanto ci guarda e per tutti i beneventani. Il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, nella sua allocuzione per il 2 giugno, festa della Repubblica, davanti al monumento ai caduti di Benevento, ha ricordato come 77 anni or sono, con il referendum del 2 e 3 giugno, tutti gli italiani maggiorenni, comprese le donne, scelsero la Repubblica e le libertà politiche, civili ed il progresso del paese. La nostra bella e affascinante carta costituzionale, ha continuato Lombardi, ci ha donato, grazie ai nostri illuminati padri costituenti, quei diritti fondamentali negati nel periodo di più bui della storia italiana recente, in particolare il diritto al lavoro, allo studio e alla salute. Lombardi ha ricordato che l'Europa è per noi un sistema di valori etici, sociali e civili sovranazionali e che in questi tempi l'Europa ha varato il piano di resilienza per rialzare in particolare i territori marginali e in difficoltà. Presente alla cerimonia anche il colonnello Enrico Calandro, comandante provinciale dei Carabinieri. Ascoltiamo l'intervista nella diretta di TV7 realizzata da Alfredo Salzano.
Oggi celebriamo la festa della nostra Repubblica, un evento importante, un momento di riflessione, di compattezza e di unità nazionale appunto. Questo giorno precede di qualche giorno, appunto lunedì 5, la celebrazione del 209 annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Fortunatamente c'è stata una bella giornata, partecipazione dei cittadini, e questo è molto bello per tutto il territorio sannita. In occasione della cerimonia in onore del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, trasmessa in diretta come ogni anno dai canali di comunicazione di TV7, si è distinto ancora una volta il gruppo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Benevento, protagonista dello spettacolare dispiegamento del tricolore sul prospetto principale del Palazzo del Governo, sede della Prefettura. Al termine della discesa del bandierone verde, bianco e rosso, che ha tenuto tutti con il naso all'insù, TV7 ha incontrato il caporeparto del gruppo SAF dei Vigili del Fuoco di Benevento, Angelo Di Dio, intervistato da Alfredo Salzano e dal direttore di TV7, Mario Del Grosso, assieme a tutti i componenti della super squadra. Anche se la temperatura era molto elevata sopra, però come tante volte siamo riusciti a portare a termine, tenendo presente che siamo una squadra quasi tutta nuova. Quindi diciamo un applauso a chi è sceso la bandiera. Veramente... Loro sono i veterani, gli altri sì, e poi ci sono i gruppi più giovani. Giovani sì. Sono tanti anni che facciamo questo, lo facciamo per la città di Benevento, siamo orgogliosi di averlo fatto. Auguriamoci che anche gli altri anni avanti riusciremo a fare la stessa cosa. Però noi siamo un gruppo, si chiama SAF, noi facciamo proprio durante tutto l'arco dell'anno, ci organizziamo per fare gli addestramenti in zone esterne alla caserma, proprio per dare un approccio ai ragazzi ad affrontare qualsiasi tipo di intervento. E grazie a queste preparazioni, addestramenti, il comando che ci permette di farlo, noi abbiamo una squadra molto sicura e tranquilla, preparata per poter affrontare i vari tipi di interventi, dalla grotta, fiumi, montagna. Diciamo, non è questo il simbolo, certo. È tutto di un bagaglio che hanno dietro, che ci trasportiamo da tanti anni. Qual è l'emozione di essere stati scelti per un compito del genere? Oltretutto non è una cosa che avete fatto in sordina, ma c'era un pubblico anche abbastanza gremito. Qual è l'emozione di essere stati scelti? Diciamo che non è una scelta, noi abbiamo scelto noi di fare questo percorso e comunque abbiamo seminato per poter fare in modo che gli anni prossimi, successivi, ci sono i nostri colleghi che continueranno la nostra impronta. Noi stiamo facendo il possibile affinché tutti arrivino allo stesso livello e ci siamo quasi. Il gruppo SAF è composto da una quarantina di persone. Un bel numero, Benevento è uno dei comandi che giustamente ci considerano a livello nazionale. Io penso che sia anche una curiosità dei nostri amici telespettatori sapere la vostra provenienza. No, siamo tutti di Benevento. Benevento e provincia. Gli addestramenti avvengono tutti qui o in Campania, cioè nei luoghi quelli che più, sì, la maggior parte, dove possono verificarsi situazioni al limite? La tipologia di intervento ormai è addestrativa, sempre simuliamo un intervento e quindi andiamo sui scenari dove possono capitare questi tipi di eventi e quindi sono attrezzati proprio per poter, infatti l'Emilia Romagna ci aspettava, però siamo stati rallentati, noi siamo pronti per partire. Anche il deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano ha preso parte a Benevento alle celebrazioni della Festa della Repubblica in Piazza Castello. Ascoltiamo il suo commento nel corso della diretta di TV7. Ma l'ha fatto la città di Benevento, oggi anche nel Sannio è un momento di festa importante, abbiamo riservato un pensiero a coloro i quali attraverso il proprio sacrificio ci hanno reso questa possibilità di vivere in un'Italia repubblicana, democratica, libera. E un ringraziamento particolare alle donne, agli uomini delle istituzioni, del volontariato, del mondo dell'associazionismo per tutto quello che fanno quotidianamente in difesa del cittadino ma soprattutto dei più deboli. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra missione, viva l'Italia! L'Associazione Diabetici Italia Meridionale con il patrocinio del Comune di Benevento organizzano per il 3 giugno dalle 9 alle 13 una giornata dedicata allo screening vascolare con ego Doppler, carotideo o arti inferiori. La visita sarà eseguita dal dottor Bruno Amato, medico specialista nello studio e nella cura delle malattie cardiovascolari. Prenota il tuo screening al 351 71 85 946.
Il 2, 3 e 4 giugno torna nella bellissima villa comunale la mostra mercato Benevento in fiore. Protagonisti le piante e i fiori di stagione, le tipicità, i prodotti dell'orto, l'artigianato, le attrezzature, l'arredamento per il giardino e per l'outdoor. I prodotti naturali e biologici, il benessere naturale, l'ambiente, le fonti energetiche alternative. Benevento in fiore vi aspetta dal 2 al 4 giugno 2023 nella villa comunale di Benevento. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 04 5168 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo. Il superamento della legge Delrio del 2014 è un impegno che Fratelli d'Italia aveva preso con i cittadini e che sta mantenendo. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che commenta l'esito dei lavori del Comitato ristretto presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, in cui sono state gettate le basi per il DDL presentato da Fratelli d'Italia, che mira a reintrodurre il voto popolare per eleggere il presidente e il consiglio provinciale. Abbiamo sempre detto che la Delrio fosse una legge da cambiare, perché non solo ha tolto la facoltà di scelta ai cittadini, ma ha svuotato le province delle proprie funzioni. Le province e le città metropolitane, invece, devono tornare a poter operare a pieno regime e con dotazione finanziaria adeguata. Il superamento delle elezioni di secondo livello, conclude Matera, darà finalmente ai cittadini la possibilità di scegliere attraverso il voto popolare. Quando i giovani si avvicinano alla politica in un periodo storico in cui la gioventù cerca ideali e punti di riferimento, il mondo delle istituzioni potrà ritenersi soddisfatto. Se poi sceglie di seguire il nostro movimento politico, allora non mi resta che essere profondamente orgoglioso. È la dichiarazione che ha il sapore del benvenuto dell'onorevole Francesco Maria Rubano ad Antonio di Modica, 28enne sannita, che ha aderito a Forza Italia con tante aspettative importanti. Nonostante la giovane età, ha concluso Rubano, Antonio ha una maturità professionale di assoluto rilievo. L'elezione dell'onorevole Rubano è stata un'illuminazione, ha dichiarato di Modica, e ho deciso di intraprendere questa nuova stimolante avventura. Mi farò promotore di una campagna di adesione tra i giovani sanniti che, come me, credono in un paese migliore. Il primo evento di carattere congressuale per l'associazionismo studentesco sannita si è svolto presso Palazzo De Simone a Lunisagno. A comporre il racconto dei 32 anni di attività del Centro Universitario Sannita Alleanza Studenti sono stati i protagonisti della sua storia dall'anno della sua fondazione nel 1991. Alla platea di studenti ed ex studenti sono giunti saluti del rettore dell'Unisagno Gerardo Canfora e dell'assessore regionale Felice Casucci, che hanno sottolineato la centralità istituzionale e il valore aggiunto che l'associazionismo studentesco dona alla crescita dell'ateneo e del territorio sannita. Moderati dal presidente del CUSAS Pasquale Piantedosi, sono seguiti gli interventi dei vari ospiti al tavolo di concertazione. Alle gare, gli interventi di tutti i partecipanti, un filo conduttore, l'orgoglio di appartenere ad una collettività che prevale sulle singolarità, il privilegio di aver vissuto una dimensione in cui Communitas assume il suo più vero e profondo significato. L'intento di raccogliere e tramandare l'eredità storica del centro sarà portato avanti con impegno dalla costituenda associazione di ex studenti, della quale sono aperte le iscrizioni. Nel 2022 in Campania sono stati spesi in beni durevoli 4 miliardi e 270 milioni di euro, il 2,8% in meno rispetto al 2021, una flessione in linea con il dato nazionale ed inferiore alla media nelle regioni del Mezzogiorno. L'analisi provinciale vede Benevento con un meno 5,5%, Salerno a meno 4,6% e Avellino a meno 3,8%. Sono le province dove si registra un calo nei consumi in beni durevoli superiore alla media, sia regionale meno 2,8% che nazionale meno 2,7%, mentre a Napoli meno 1,8% e Caserta meno 2,5%, la flessione è meno marcata. La provincia campana, con il livello più elevato di spesa media per famiglia in beni durevoli, è Avellino, che con 2.062 euro occupa l'84esima posizione tra le 107 province italiane,
Seguono Napoli con 2035, Salerno a 1971, Benevento a 1956 e Caserta che con 1868 euro si colloca al 105° posto nella graduatoria. Studio Danza 94, per la direzione artistica di Carmen Pepe e Ramona Iuliano, presenta Juliet, il 19 giugno, alle ore 20, presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento. Juliet è Claudia Tarno, Romeo è Raffaele Zampetti. La storia d'amore di ogni tempo, l'amore celebrato, sofferto, eterno. Una rivisitazione in due atti della tragedia più celebrata e sofferta, in una veste insieme tradizionale e moderna, ricercata anche attraverso la danza aerea di Emanuele Buonocore, la musica al pianoforte di Alessia Citarella e con il canto di Luciano Jacobellis, per la selezione musicale delle coreografe Carmen Pepe e Ramona Iuliano. Una serata danzante imperdibile per un'atmosfera fiabesca con le allieve di Studio Danza 94, dalle piccole danzatrici alle ballerine dei turni intermedi e regolari, con la partecipazione straordinaria dei papà e delle allieve diplomate Maria Caputo, Ilaria Boniello, Diana Calabrese, Maria Irene Granati e Azzurra Ucci. Juliet, la passione e l'amore di Studio Danza 94 vi aspettano il 19 giugno alle ore 20 presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento. Da oltre un secolo Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli, in Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, la tradizione si rinnova. A partire dal 12 giugno e per 4 settimane, 75 iscritti a settimana dai 5 ai 14 anni su format del CONI nazionale praticheranno circa una quindicina di attività diverse in forma ludica, sportiva e preagonistica. Attività propedeutica questa al fine di consentire quel sano apprendimento motorio sportivo e quell'orientamento allo sport utile in età preadolescenziale, nonché l'acquisizione di quello stile di vita che viene abbandonato dai giovani sempre di più. Gli allievi sono affidati ad uno staff tecnico altamente specializzato e competente, formato da insegnanti di scienze motorie e tecnici sportivi delle varie federazioni, a supporto del progetto la Scuola dello Sport del CONI e la Federazione Medico-Sportiva. L'EduCamp di Benevento attraverso l'ASD Obiettivo Sport si realizza grazie alla disponibilità della provincia, in particolare del dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Vetrone, Giovanni Marro, che ha dichiarato: con vivo piacere ospiteremo l'edizione 2023 del progetto EduCamp in collaborazione con Obiettivo Sport e il CONI di Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.